Cominciamo questa sequenza insieme, in Balasana, la posizione del bambino. Le natiche appoggiano dolcemente sui talloni. Le braccia si allungano in avanti, palmi ben saldi a terra. La fronte appoggia sul materassino. Comincia a concentrarti su ogni inspiro ed ogni espiro, lasciando fuori dal materassino tutto quello che è stato e tutto quello che sarà. Siamo qui e ora. Non esiste nient'altro che il momento presente. Ora, mantenendo le spalle allineate, comincia ad allungare le braccia verso destra, portando le mani leggermente verso il lato destro del materassino. Senti tutto il lato sinistro del torso che si allunga. Con il prossimo inspiro porta le braccia al centro e cammina con le mani verso il lato opposto, sentendo questa volta tutto il lato destro del torso che si allunga, svegliando il corpo per una seconda volta oggi. Col prossimo inspiro portiamo le mani al centro e piano piano le portiamo verso le ginocchia, alziamo il torso e restando seduti sui talloni ci troviamo in Virasana, la posizione dell'eroe. Da qui cominciamo a ruotare le spalle in alto e indietro e avanti, in alto e in avanti. Con calma, non c'è mai fretta nella nostra pratica yoga. Inspirando, porta le braccia verso il cielo, guarda i palmi delle mani. Ed espirando, porta le mani in preghiera di fronte al petto. E in avanti, come segno di apertura e di ricezione, di nuovo verso l'alto. E di nuovo in preghiera di fronte al petto. E in avanti, apriamo le braccia e di nuovo verso il cielo. E ancora una volta verso il petto. Ultima volta in avanti e verso il cielo. E di nuovo verso il petto. Ci portiamo a quattro zampe ora. Le mani sono allineate sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Ginocchia non più aperte dell'ampiezza delle anche. Inspiro, in arco la schiena guardando verso l'alto ed espiro, creo una sorta di U rovesciata invertendo il movimento. Inspiro, di nuovo in arco la schiena portando l'ombelico verso il materassino ed espiro, inverto il movimento. Inspiro ancora una volta in arco ed espiro, creo la mia U rovesciata portando le spalle verso l'alto. Inspiro, inarco la schiena ed espiro, inverto. Ancora una volta, inspiro ed espiro. Sveglio la colonna vertebrale, la parte portante del nostro corpo che così spesso sottovalutiamo. Mettiamo i piedi a squadra. E tenendo la posizione a quattro zampe, inspiriamo ed espirando solleviamo le ginocchia di qualche centimetro dal materassino e restiamo qui per qualche respiro, concentrandoci sul nostro centro che è attivo e presente per tutta la durata. Ed espirando torniamo nella posizione del bambino soltanto per un respiro. Di nuovo. Ci portiamo a quattro zampe, piedi a squadra, inspiro ed espiro. Le ginocchia si sollevano da terra per qualche secondo, resisti, attiva il tuo centro. Concentrati sul qui ed ora. Ancora un respiro ed espiro, ginocchia a terra. E di nuovo, Balasana, posizione del bambino. Un solo respiro qui, prima di tornare nella nostra posizione a quattro zampe. E riprovare ancora una volta. Piedi a squadra, inspiro, sollevo le ginocchia e resto qui qualche secondo ancora. Questo è l'ultimo tentativo. Dai tutto quello che hai ed espiro, allungo le natiche verso l'alto
E mi trovo nel mio primo cane che guarda in giù. Piego prima il ginocchio destro, poi il ginocchio sinistro, creando un po' di movimento che rilasci ogni tensione accumulata. Sguardo tra le gambe oppure verso il basso. Scegli l'opzione che è più confortevole per le tue cervicali. Inspiro e porto la gamba destra verso l'alto, cercando di mantenere le natiche allineate. Ed espiro, porto il ginocchio verso il petto, cercando di mantenere i polsi allineati con le spalle. Inspiro ed espiro. E espirando, porto la gamba destra tra le mani, ginocchio sinistro poggia a terra. Inspiro, mi allungo con le braccia verso l'alto, le spalle sono in linea con le anche. Ed espiro, mani in preghiera. Inspiro, mani verso l'alto. Ed espiro, mi inchino all'universo. Inspiro, braccia verso l'alto. Espiro, mani in preghiera di fronte al petto. E questa volta porto le mani a terra. Lascio il braccio sinistro a terra e allungo la mano destra verso l'alto, palmo ben aperto, sguardo rivolto al palmo destro mentre apro il petto verso il lato destro del materassino. Inspiro. E con il prossimo espiro comincio dei cerchi immaginari col braccio, prima in una direzione, svegliando tutta la muscolatura della spalla. E poi nell'altra direzione, guardando verso il basso, per proteggere il collo. Torniamo ora con le mani a terra e questa volta camminiamo con le mani indietro, portando il bacino verso il tallone sinistro e allungando la gamba destra. Rilassiamoci e pieghiamoci verso la coscia destra, avvicinando il mento al ginocchio il più possibile, mantenendo la schiena allungata. Qualche respiro in questa posizione. Inspirando, porto il piede destro sotto il ginocchio e sollevando il bacino, allungo entrambe le gambe. Le mani sono a terra ai lati della gamba destra. Mi allungo verso lo stinco, tenendo la schiena allungata e le anche allineate. Posizione di Parshvottanasana o piegamento in avanti, in piedi. Inspiro, guardo avanti. Porto il piede destro accanto a quello sinistro nella parte posteriore del materassino. Inspiro nella posizione della tavola. Espiro, abbasso le ginocchia, il petto e il mento completamente a terra. Inspiro e sollevo il petto leggermente tenendo i gomiti vicini al torso, cobra. Ed espiro, fronte a terra. Inspiro di nuovo, cobra, leggermente più in alto questa volta. Espiro, fronte a terra. Inspiro, un'ultima volta. Ed espiro, fronte a terra. Inspiro, piedi a squadra e di nuovo anche verso l'alto e indietro. Mi trovo nel mio Adho Mukha Svanasana, cane che guarda in giù. Ritrovo il mio centro, ritrovo il mio qui ed ora. Avvicino ora i piedi e le mani leggermente. E porto il braccio destro ad afferrare la gamba sinistra, lo stinco, la caviglia. Dovunque riesca ad arrivare, mentre apro il petto verso il cielo. Inspiro, torno al centro. Ed espiro, cambio. Inspiro, torno al centro. Cane che guarda in giù, mani ben salde a terra. Inspiro e sollevo la gamba sinistra verso il cielo, anche allineate. Espiro e porto il ginocchio sinistro verso il petto,
tenendo le spalle ben ferme, la schiena inarcata, il centro attivo. Inspiro ancora una volta ed espiro, porto il piede sinistro tra le mani. Ginocchio dietro a terra, torso in linea con le anche, inspiro braccia verso l'alto ed espiro mani in preghiera di fronte al petto. Inspiro braccia verso l'alto ed espiro mi inchino alla natura e all'universo. Inspiro braccia verso l'alto, espiro mani in preghiera di fronte al petto e questa volta mani a terra. Mi apro verso la parte sinistra del mio spazio, allungo il braccio sinistro verso l'alto tenendo la mano destra a terra e comincio a creare dei cerchi immaginari, prima in una direzione, seguendo, se non mi dà fastidio il collo, il movimento delle mani e poi cambio direzione. Continuo a creare dei cerchi immaginari sempre più grandi, esploro nuovi spazi, nuove dimensioni. Ed espiro, torno con le mani a terra e allungo questa volta la gamba sinistra, cercando di avvicinare il mento al ginocchio sinistro, senza inarcare troppo la schiena, ma allungandola verso lo spazio di fronte a te. Inspiro, piego la gamba sinistra. E sollevando il ginocchio destro mi trovo di nuovo in Parshvottanasana, la posizione del piegamento in avanti. Il piede posteriore forma un angolo di 45 gradi, le anche sono allineate e il ginocchio della gamba davanti leggermente piegato. Inspiro, guardo in avanti con un piccolo step, porto il piede destro ad unirsi al sinistro e lascio andare ogni preoccupazione, ogni tensione. Guardo in avanti inspirando ed espirando lascio andare in Uttanasana. E inspiro, guardo avanti, allungo la schiena ed espiro, di nuovo lascio andare ogni preoccupazione, ogni pensiero. Inspiro un'ultima volta ed espiro, rilascio. Inspiro e guardo avanti, mani ben salde a terra e mi porto nella posizione della tavola. Inspiro in questa posizione ed espiro con o senza ginocchia a terra, mi abbasso coi gomiti piegati in chaturanga. Inspiro, cane che guarda in su o cobra ed espiro. Anche in alto e indietro, in Adho Mukha Svanasana, cane che guarda in giù. Inspiro ed espiro. Con il prossimo inspiro, ginocchia a terra e ci portiamo gentilmente in una posizione supina, sul nostro materassino. Incrociamo ora la coscia destra sulla sinistra, agganciando se possibile il piede destro ad un lato della caviglia o della tibia sinistra. Incrociamo ora il braccio destro sotto quello sinistro, premendo insieme i palmi. Inspiro e allontano le ginocchia dai gomiti ed espiro, le avvicino. Di nuovo. Inspiro, allontano. Espiro, avvicino. Inspiro, allontano. Espiro, sollevo leggermente le spalle da terra. Ultima ripetizione. E rilascio le braccia. Libero le gambe e porto le ginocchia al petto, facendo qualche oscillazione verso destra e verso sinistra con le anche. Ripetiamo ora il movimento invertendo l'incrocio di gambe e braccia. Questa volta la coscia sinistra sarà su quella destra, e il braccio sinistro sarà sopra quello destro. Una volta che abbiamo il nostro incrocio pronto, inspiriamo e allontaniamo gomiti e ginocchia ed espiriamo, alziamo le spalle e le avviciniamo. Inspiro, espiro. Inspiro, senti il centro che si attiva. Continua per alcune ripetizioni. Ultima ripetizione. E rilascia gambe e braccia e di nuovo
porta le ginocchia al petto e oscilla verso destra e verso sinistra, massaggiando leggermente la spina dorsale. Allarghiamo ora le ginocchia verso le ascelle e prendiamo le parti esterne dei piedi con le mani. Teniamo la schiena a terra e cominciamo a muoverci dolcemente da sinistra verso destra. Posizione di Ananda Balasana. La posizione del bambino felice. Possiamo anche fare la posizione del bambino molto felice, prendendo i talloni e allungando le gambe quanto più possibile verso l'esterno. Un altro inspiro ed espirando torniamo con le ginocchia al petto e appoggiamo ora i piedi a terra a qualche centimetro di distanza dalle natiche, così che le dita possano sfiorare i talloni. Spingendoti sui piedi, specialmente sugli alluci, allungati verso il coccige e solleva il bacino. Unisci le mani sotto di te, avvicinando le spalle una alla volta. Premi a terra con le mani, mentre continui ad estendere il bacino verso l'alto. Tieni il collo incredibilmente immobile. Ora comincia a camminare con i talloni e le punte dei piedi verso destra e appoggia le natiche sulle braccia. Inspiro, torna a sollevare il bacino, cammina verso il centro e cambia direzione. Cammina verso l'estrema sinistra del materassino e appoggia le natiche sulle braccia. Inspiro, sollevo di nuovo il bacino e porto i piedi al centro. Un ultimo inspiro portando il bacino verso l'alto ed espiro. Torno col bacino a terra, lascio andare le braccia e le mani. Porto di nuovo le ginocchia al petto. Inspiro e allungo i piedi e le gambe verso il cielo, aprendo le mani coi palmi verso il basso, lontane dal torso. Resto qui un paio di respiri. E porto ora entrambe le mani appoggiate sul ventre, in corrispondenza del mio centro. Chiudo gli occhi e resto in ascolto. Se la mente comincia a distrarsi, la riporto ad ogni inspiro ed ogni espiro. Sento il ventre gonfiarsi con ogni inspiro e abbassarsi con ogni espiro. Appoggio ora i piedi a terra e lascio cadere le ginocchia dolcemente verso il lato destro del materassino. Inspiro e gentilmente mi porto nella posizione di Sukhasana, la posizione facile, a gambe incrociate. Chiudo gli occhi, inspiro, allungo le braccia verso l'alto. Ed espiro, mi giro verso destra, portando la mano destra qualche centimetro di distanza dalle natiche e la mano sinistra che fa leva sulla coscia a destra, permettendomi una torsione maggiore. Inspiro, torno ad allungare le braccia verso l'alto. Ed espiro, cambio la direzione, questa volta il braccio sinistro qualche centimetro di distanza dalle natiche, la mano destra che fa da leva. Inspiro, allungo le braccia verso l'alto ed espirando porto le mani in preghiera e mi inchino in segno di gratitudine. Namaste.